Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Nella puntata abbiamo ospite un cantautore, Akame, e a questo punto prima cosa, per chi non ti conosce ancora, ma nel tempo poi ti conosceranno, chi è Akame? Ma soprattutto perché Akame? Eccoci, buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Ma allora, guarda, semplicemente Akame è il mio cognome, io mi chiamo Giuseppe Akame e ho cominciato a fare musica con lo pseudonimo di Giù, che poi è un po' il diminutivo con cui mi chiamano un po' tutti gli amici, le persone a me care, ecco. E poi andando avanti ho preferito cambiare il nome di Giù col nome di Akame, perché la cosa è coincisa un pochettino, come dire, con una svolta professionale un po' più seria, ecco. Siccome ho cominciato a fare certe cose in maniera un po' più importante, un po' più professionale, un po' più sentita, ho voluto anche cambiare nome per dare un po' così di carica un po' più seria, ecco, alla mia arte. A questo punto, andando, parliamo dell'ultimo brano, La mia cura. Quando nasce questo brano, da cosa trae ispirazioni per poi ottenere questo risultato? Allora, Le mie cure, che poi, Le mie cure, sì, che poi è uscito ieri sui Digital Store e su YouTube, è proprio un brano fresco, ecco, è l'ultimo singolo che ho prodotto. È un brano che, a dire il vero, l'abbiamo realizzato parecchi mesi fa, perché l'avevo, diciamo, proposto ad un concorso, ecco. Non è andata bene, però siccome eravamo molto soddisfatti della riuscita, l'abbiamo poi perfezionato, soprattutto nel mix e nel master, e poi lo abbiamo pubblicato, ecco, e siamo molto felici perché comunque è venuta una bella canzone. La canzone è impegnativa, perché comunque parla di diritti, di uguaglianza, sono temi sociali, poi tra l'altro troppo molto attuali al giorno d'oggi, però credo che siamo riusciti a parlarne in maniera, come dire, abbiamo smorzato un po' i toni, soprattutto credo con l'arrangiamento country, di cui appunto sono molto contento, e ringrazio il mio arrangiatore Gabriele Palanca, che ha fatto veramente un gran lavoro, ha vestito il testo in maniera perfetta, secondo me. Come mai appunto la scelta del country? Poi in realtà, appunto, ha detto il tema è complesso, ma poi gli ha dato comunque un suono allegro, brillante, nonostante il tema. Perché Sì, la ecco, scelta? sì, va un po' in contrapposizione, però guarda, ti dirò la verità, quando ho cominciato a scrivere la canzone, poi ho cominciato a mettere giù anche gli accordi, perché poi io sono chitarrista, quindi le mie canzoni nascono sempre chitarra e poi ovviamente i testi che scrivo io personalmente. E ho sentito subito che secondo me le sonorità giuste erano le sonorità della musica folk, country, popolare. Tant'è che quando poi ci siamo visti insieme a Gabriele per cominciare a lavorare sull'arrangiamento, gli ho detto: guarda Gabriele, secondo me questo brano qui va fatto in chiave country. E lui ha spalancato gli occhi e mi ha detto: guarda, è uno dei generi che mi piace di più, quindi vedrai che avrò vita facile, ecco. E poi devo dire che ha fatto veramente un bel lavoro con le armoniche e tutto il resto, ecco.
E invece, quando crei le tue canzoni, nasce prima un beat, un riff, oppure un motivetto, una frase che poi ti danno il là alla realizzazione dei brani. Oppure possiamo dire che accidentalmente si incontrano e vivono insieme. Ma allora, guarda, io devo dire, poi penso che sia una cosa un po' personale di ogni artista, ecco, io personalmente non ho una regola. Alcune mie canzoni sono nate prima come accordi di chitarra, quindi come musica, e poi le parole sono scivolate, ecco, di conseguenza. Altre canzoni invece magari avevo in mente una frase e poi da lì ho composto tutto il resto, ecco. E poi alcune canzoni nascono veramente in poco tempo, altre magari poi restano lì nel cassetto, vengono poi perfezionate. Io poi sono uno che assorbe molto tutto quello che lo circonda, ecco, quindi traggo ispirazione da tutto, anche solo da una frase sentita dire, da uno sguardo, da un'intesa, da una cosa che ho letto, ecco. Poi, come ti dicevo, ogni artista compone in maniera personale, ognuno ha un po' la sua chiave, ecco, di scrittura e di lettura di queste cose. Io agisco in questa maniera e devo dire che mi trovo bene così. Tutto molto naturale, ovviamente. Mentre nei testi precis e più longevo, comunque descrittivo, come nel classico italiano, come tanti artisti italiani di questo periodo, oppure un po' più sintetico, un po' come l'inglese, chiaramente, dove le frasi descrivono ma lasciano un pochettino all'aperto, oppure sono ermetici, cioè criptici. Ho capito la domanda. No, beh, guarda, anche lì dipende un po', nel senso che, allora, devo dire la verità, purtroppo la musica ti obbliga a essere un po' sintetico, perché in poche parole devi dire tante cose, e poi la speranza è sempre quella che poi anche chi ascolta si ritrovi un po' nelle parole che poi scriviamo, in quello che raccontiamo. E ovviamente io di carattere sono una persona molto semplice e diretta, quindi credo anche di mettere in pratica questo mio essere, ecco, nella musica che faccio. Mi piace parlare in maniera molto semplice, chiara, e ovviamente cerco sempre così di condire il tutto con qualche metafora, qualche similitudine. Mi piace anche mettere un po' così alla prova anche l'utente che ascolta, farlo un po' ragionare. Vorrei che le persone che ascoltano la mia musica analizzassero un po' anche i testi. Ecco, comunque cerco di non essere mai banale, su quello non c'è ombra di dubbio. Ecco, curo molto i testi, anche se non sembra. E invece parlando del singolo che è appunto uscito, la copertina nasce da chi nasce l'idea, da chi è stata sviluppata, se hai contribuito o hai dato il là a questa copertina? Allora, le copertine me le faccio tutte io, perché è una cosa che mi piace, ecco. E, qualche copertina ovviamente l'ho fatta anche fare da studi professionali, da collaboratori, però se posso scelgo sempre io le immagini, scelgo sempre io i colori, i caratteri, i font, ecco, perché mi piace poter mettere mano anche su questo aspetto qui. Ovviamente su tutto quello in cui non sono in grado mi faccio aiutare, ecco. La musica, secondo me, è collaborazione e sinergia veramente, è la chiave, ecco, la collaborazione, la sinergia nella musica per ottenere qualcosa di veramente importante. E invece, qual è stata le sensazioni che, parlando sempre di questo brano, la sensazione che ho provato vedendo poi le reazioni dall'altra parte dello studio, poi quando l'hai comunque suonata al vivo, di fronte a avere le persone che l'hanno ascoltata e hanno, cioè hanno preso quello che effettivamente volevi esprimere, vedendo il loro, più che ascoltare le loro parole, vedere il loro aspetto, cioè il loro viso. Quale sensazione hai provato in quel caso? Allora, ti dirò la verità, questa canzone non l'hanno ancora ascoltata in molti, perché come ti dicevo è uscita poco, io sono amo poi non far sentire troppo le cose prima che vengano pubblicate, però ovviamente l'ho fatta sentire ad amici, a familiari, a persone a me care. No, devo dire che tutti sono rimasti molto colpiti dalle parole e dal sound, la canzone è piaciuta.
E poi ti svelo anche una piccola chicca, nel senso che a breve uscirà anche un videoclip e devo dire che è venuta fuori una cosa molto bella, emozionante. Almeno io, a parer mio, il videoclip sarà un videoclip emozionante. Hai suonato dal vivo sicuramente. Allora, Dunque, questo brano. questa canzone dal vivo non l'ho ancora No, suonata, questo. l'abbiamo registrata presso gli studi della Genova Records e ci siamo divertiti. Però altri live sicuramente l'hai fatti Sì, beh, in. qualcosa abbiamo fatto a livello di live in passato. Ora ti dirò la verità, negli ultimi tempi mi sono dedicato molto alla produzione, ecco, perché ho scoperto che anche lì c'è un mondo dietro e se vuoi fare delle cose veramente di qualità devi perderci tanto, tanto, tanto tempo e anche tanto, tanto, tanto denaro, purtroppo. Però io credo molto nel mio lavoro e mi sono trovato anche dei collaboratori splendidi con cui vado avanti e cerchiamo di produrre, guarda, nella maniera migliore possibile. Ovviamente non possiamo raggiungere i livelli di qualità della musica che ascoltiamo regolarmente alla radio o in TV. Però devo dire che stiamo facendo grandi progressi, ecco, ovviamente col nostro budget, che è sempre un budget limitato, budget da indipendenti. E invece c'è qualche artista in fondo che comunque ti porti dietro perché, nonostante tutto, tutti ascoltiamo musica ed un pochettino ti porti dietro il modo di lavorare, il modo di interpretare, il modo di approcciare lo stile lavorativo a livello musicale e a livello Allora, sonoro anche. sì, allora guarda, io sono di una generazione che ha ascoltato tanta, tanta musica cantautorale italiana e sono cresciuto con i vecchi cantautori. Posso fare anche appunto qualche esempio, Vallesi piuttosto che De André, Ligabue, tutti questi Baglioni, Bennato, Venditti, ho ascoltato veramente tanto De Gregori, la musica italiana. Guarda, non c'è nessuno in particolare a cui mi ispiro, però credo di aver preso così qualche spunto, almeno a parer mio, da tutti e ho creato un mio genere, almeno quello che poi sento anche dire dagli altri, indipendente, ovviamente molto molto aderente al cantautorato italiano, però con sfumature pop, poi come hai visto. A volte vestiamo anche le nostre canzoni con sonorità country, ho lavorato anche con l'elettronica, cerco sempre così di sperimentare, però devo dire la verità, non mi ispiro a nessuno in particolare, però il mio filone è quello, ecco. Mi hanno accostato a Daniele Groff, ecco, se posso dirti, e non più di uno, non più di uno, quindi a volte due indizi, poi fanno una prova. È un cantante comunque lo apprezzo molto e lo ascoltavo anche. Paolo Vallesi l'abbiamo ascoltato, Daniele Groff no, ma Paolo Vallesi l'abbiamo incontrato e intervistato. E a questo punto progetti, oltre a promuovere chiaramente a portare avanti questa promozione che inizia da adesso, del singolo, progetti a breve e a lungo termine. Allora, progetti a lungo termine, una marea. A breve termine, qualcosa, nel senso che in accordo ovviamente con i miei collaboratori, con Camilla che mi cura appunto tutta la parte promozionale dei miei lavori. Abbiamo programmato un rollino di marcia che andrà adesso da quest'estate, poi quando siamo usciti col primo brano estivo, Estate da Ricci, a questo brano qui, Le mie cure, e poi a dicembre ci sarà una nuova uscita, a marzo un'altra. Diciamo, cerchiamo di tenere così un lasso di tempo trimestrale tra un'uscita e l'altra per dare tempo agli ascoltatori di godersi ovviamente il brano appena uscito. E poi per non lasciarli, ecco, senza qualcosa da ascoltare a breve. Cerchiamo di andare avanti, comunque canzoni ne ho scritte tante, quindi se la fortuna e il budget ci assiste, ce ne saranno da sentire per i prossimi anni. Più che una domanda, è una curiosità. Secondo Dimmi. te l'utilizzo delle piattaforme, essendo che producono e incidono
tantissime migliaia di canzoni giornaliere. È un vantaggio per promuovere un disco, ma può essere anche uno svantaggio per il fatto che si entra in un circolo vizioso dove oggi brano, una volta c'era l'Evergreen, oggi i brani durano pochissimo. Possa essere che l'artista si perda in quella miriade di persone. E quanto è vantaggioso? Purtroppo sì, lo diciamo sempre anche con Camilla e con tutti quelli, appunto, come ti dicevo, con cui collaboro. Fare le cose belle, se ci metti la passione e tutta una serie di altre cose che abbiamo detto prima, si riescono a fare cose di qualità. Il problema vero è farsi ascoltare, soprattutto per noi indipendenti. E i social aiutano, sì, però sono anche un po' un'arma a doppio taglio. Poi sai, io sono di una generazione che non è nata con i social. Io ho superato i 40 anni, non ti dico quanti, ma no, dai, a parte gli scherzi. E quindi cerco di approcciarmi nella maniera migliore ai social, però devo dire la verità, sono sempre anche un po' refrattario ai social, perché penso che poi alla fine non è tutto lì dentro quello schermo, c'è tutto un mondo fuori da scoprire. Mi piacerebbe che fosse molto di più reale a volte così la nostra arte, un po' più reale, un po' più meno virtuale, ecco. Però ovviamente cerchiamo di trovare il giusto equilibrio e, come mi dice sempre Camilla, fatti sentire anche sui social perché sono importanti anche quelli, tanta gente fruisce la musica in quella maniera lì. E possiamo sperare che dopo tanti brani che pubblicherai possano essere accolti come noi vintage in un formato più che digitale solido nel E perché tempo? no? Perché no? Guarda, l'idea del vinile, del vecchio CD, ce l'ho sempre in mente, ce l'ho sempre in mente. Magari arriverà anche quel momento lì, sì. Quando sarà il momento, sono anch'io un nostalgico dei supporti fisici e dei rapporti fisici anche. Il rapporto con il pubblico è bellissimo perché ti danno tante emozioni. Quindi salire su un palco e relazionarsi col pubblico è diverso rispetto a mettere un disco, cioè mettere la canzone online e vedere poi le reazioni, sicuramente. Assolutamente, anche con tutte le sbavature che può avere un'esibizione dal vivo, non c'è niente di paragonabile, ecco. L'emozione che ti dà comunque anche parlare con le persone, sentirti dire la canzone mi è piaciuta, mi sono ritrovato in quella frase piuttosto che in quel sound, sono tutte cose che ti fanno piacere e ti spronano ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà che, come ti dicevo, noi indipendenti purtroppo abbiamo, ecco. A questo punto noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Ci diamo appuntamento al prossimo brano e ci mancano due cose fondamentali. Oltre che c'è una chitarra lì accanto che così soletta, soletta, sta lì zitta, però quando la tocchi sa parlare, Esatto. gli indirizzi dove poterti raggiungere e Allora, i saluti sì. finali. Sì, d'accordo. Allora, come ti dicevo, allora, non utilizzo molto i social Facebook e Instagram, però ci sono e vengono aggiornati con cadenza quotidiana. E mi trovate alla pagina Instagram Giuseppe Accame e alla pagina Facebook Giuseppe Accame, cantautore, ecco. E mentre invece social che utilizzo molto di più perché li trovo molto più aderenti così al mio mondo, al mio modo di essere, sono YouTube e mi trovate sotto il nome artistico di Accame e Spotify Accame. E saluti finali. E i saluti finali sono doverosi, vi ringrazio per questa opportunità e un grande saluto, un grande abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. E speriamo di sentirci presto. Siamo pronti a brillare e Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare.
con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.